Amici glitterini, ciao, benvenuti in questo video dove spacchetteremo tre set di vestiti della Barbie, vestiti con scarpe, e apriremo anche questo misterioso pacchettino. Cosa ci sarà? Riuscite a indovinare? Non credo, molto difficile e anche un po' creepy. Iniziamo subito con aprire questo vestito della Barbie. L'ho trovato nel settore giocattoli di un supermercato. E mi è piaciuto tantissimo il colore, l'oro rosa è uno dei miei colori preferiti, idem per il rosa, come avrete capito dai capelli di Freddy del resto. Il set è composto da una piccola pochette dorata, un braccialetto che non so se le entrerà e poi appunto questo vestito. Ora apriamo. Mi piace tantissimo questo colore che ha scelto la Mattel per le confezioni della Barbie, lo trovo molto moderno. Ecco come si presenta il vestito, è davvero molto brillante, è molto vivace, anche se è elegante, secondo me con un paio di scarpe da tennis potrebbe diventare molto carino, molto interessante. Vado ad aprirlo, l'ho qui fra le mie mani, è un monospalla elegante e adesso vado a vestire la Blight. Quindi via il cappellino, via il maglioncino. Allora ragazzi, prova del 9, glielo infilo, le entrerà, non le entrerà, se non le entra un casino, perché rimarrà vestita come quando andiamo a buttare la pattumiera per diverso tempo. Vediamo un po'. Sembra di sì ragazzi, ragazzi le va ed è uno splendore, guardate com'è carina, ora le devo fare solo una conciatura e trovarle le scarpe. Anche la pochette sembra essere precisa per lei e aspetta un pochino, ecco così, sistemati, puoi mettere la mano sul fianco come le modelle, ok. Sì, direi che è perfetto, non pensavo, è lievissimamente largo, ecco. Completo numero 1 promosso, non riesco ad infilarle l'orologio o gioiello, ma francamente ho anche paura di raschiarle in questo momento, quindi non le va, andrà a finire ad una Barbie. Prima di scoprire se le scarpe le entrano, vado a vedere l'altro vestito perché sono molto curiosa e infine apriremo anche la scatola misteriosa. E il secondo vestito che ho scelto per la mia Blight ha un tema molto caro a me ed è l'arcobaleno. Mi piace tantissimo, in più ha la borsetta che è lilla e mi sembra veramente molto carina, sia la blusa che questa collanina con su scritto Love. Proviamo a vedere se entra. Ecco come appaiono i nostri vestiti. Dunque la gonna è molto morbida, anche la maglietta è carina e ha questa parte che sembra un inserto di pelle finta ovviamente. Ma dai, proviamo. Questo è l'outfit of the day della bambola. Seconda parte della sfilata, le ho raccolto i capelli un pochino all'insù. Questo è l'outfit, non mi dispiace per nulla, ma la collana che trovo molto carina le va veramente larga e l'ho persa già due volte mentre la stavo vestendo. Inoltre la borsetta è veramente, non lo so, non mi piace perché secondo me può essere carina per una Barbie ma non per una Blight. Sembra troppo cheap. La gonna la trovo veramente deliziosa, però fatemi sapere, preferite il primo, il secondo, sono belli uguali, fatemelo sapere in un commento. Per la cifra di 7,90€, così come per i vestiti, ho trovato il set di scarpe, dubito francamente che le entrino, mi sa, però sono veramente carine, quindi speriamo di sì. Ci sono sandali, queste scarpe open toe che... Open toe però più aggressive e poi gli stivali, questi sono troppo piccoli secondo me, e quello su cui punto, ovvero le sneakers che trovo bellissime. Come neppure Cenerentola andiamo a provargliele tutte. Iniziamo con le scarpe da ginnastica, queste sono aperte dietro, un po' come quelle delle LOL diciamo. Vediamo un po', la vedo già dura, molto dura. Cioè, dunque, la grandezza a occhio ci siamo, però mi sa che no, mi sa che ci vorrebbe un pelino di più. No, no, si blocca. Niente. Vediamo quelle più aperte magari, queste qua. Ragazzi, no, è il momento di Lilla, ha fatto una ciofeca. No, mi dispiace, non è lei Cenerentola. Vabbè, queste manco a provarci perché dubito. No, si bloccano così. Ci voleva un numero in più, ragazzi. Queste sono bellissime. Sono molto rock. Andrebbero bene sotto il vestito, ma... Oh, forse...
Oh, mamma mia, ho paura di smontarla, povera cucciola. No, non entra, è mezzo fuori il piede, è qua. Niente, toglila. Oddio, non si toglie più. Ridammi la scarpa, Freddy. Oh, ragazzi. No, ragazzi, aiuto. Quindi la prima conclusione è che le scarpe delle Barbie non le entrano assolutamente. I vestiti direi che sono molto carini e le vanno bene, ma fatemi sapere, soprattutto chi ha questo tipo di bambole da 30 centimetri, come la vede. E a questo punto fatemi sapere se nella settimana prossima il DIY, perché c'è un DIY oramai una volta a settimana, se volete, quindi votate. Se volete le miniature di libro oppure un armadio per iniziare a mettere un po' delle sue cose. Quindi volete provare a fare dei libri in miniatura oppure volete un armadio per i vestiti delle vostre bambole? Fatemelo sapere sia nel commento ma soprattutto votando perché poi andrò a vedere i voti per scegliere che video fare. Per ultima cosa, cara Freddy, ti devo far vedere che prima di prendere te ti avevo tradito con un'altra bambola. E voglio far vedere che mi è arrivato solo un pezzo di questa bambola. Spero che arrivi anche tutto il resto. Vi lascio il link di dove l'ho preso. Voi dovete sapere che le Blight, cioè questo tipo di bambola, di fondo, può essere customizzata, cambiata completamente. Quindi potete truccarla, potete cambiare la parrucca, potete mettere delle orecchie più piccole o più grandi. La mia, per esempio, ha delle orecchie piccole con i buchi che andrò ad ornare con un paio di orecchini prima o poi. Oh, Freddy, che bel profilo che hai! Ok, basta, Lilla, non ti distrarre. Comunque, ho preso una bambola sempre snodabile, quindi con lo stesso meccanismo che muove questa, e avevo anche preso una maschera perché volevo iniziare a vedere se ero in grado di colorarla. Allora, vediamo un po'. Oh mio Dio! L'ho già rotta? Ah, forse era un po' sporcata qui, fantastico, con questo smalto nero. Allora, quella che avevo scelto, come potrete notare, è già un po' truccatina, ha l'eyeliner, cosa che lei non ha, per esempio, e si vede come vengono attaccate, ovvero questa mascherina ha una calamita. Anche Freddy ne ha una, quindi quando vorrò, cambierò attraverso la calamita. Questa la volevo fare piena di lentiggini e un po' sul rossiccio, quindi poi vedremo. Cioè, se vi interessano le mascherine, intanto vi metto il link qua sotto, l'ho presa su Banggood. Se mi arriverà mai l'altra parte del mio ordine che ho fatto online, ve lo faccio vedere. Però ci tenevo perché così chi non conosce questo tipo di bambola riesce a capire quanto è modificabile, perché ovviamente potete cambiare le labbra, il colore dei rossetti, la forma del nasino, tante cose. Ora le ho messo gli occhi grigi per far pandan con questa maglietta. Ve li faccio vedere da vicino. Devo dire che dal vivo sono molto più scintillanti, però sono veramente bellissimi. Ragazzi, fatemi sapere che cosa vi piace di più tra quello che ho preso. Se avete consigli dove comprare vestiti, dove comprare scarpe, accessori o come farli, che è ancora più divertente, mi raccomando, lasciatemi un commento e poi provate, se avete voglia, a decidere voi il video della prossima settimana. Quindi, armadio per i vestiti oppure i libri in miniatura? Fatemi sapere. Io e Freddy vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!